Aspetta anche. Siete lei. Buonasera a tutti, noi siamo nella postazione di Trieste, io sono Giuliana Carbi, Trieste Contemporanea, siamo molto lieti di accogliere oggi un dibattito e una ricerca che è una delle punte, diciamo, di maggiore emergenza nel campo della discussione. Anche curatoriale nelle arti visive contemporanee. Lo facciamo ringraziando per il suo lavoro che svolgerà oggi insieme ad altri amici, a due artisti e ad una curatrice, anzi una delle poche manager culturali della nostra regione Friuli Venezia Giulia. Lo svolgerà questo lavoro Emanuele Meschini, che grazie ad una borsa della Direzione Generale Creatività Contemporanea, data lo scorso anno da quello che allora si chiamava MIBAC, ma adesso si chiama MIC, dal Ministero della Cultura. Ogni anno cambiano nome questo nostro povero ministero, ma insomma adesso si assisterà sul nome MIC per qualche tempo, noi speriamo, è una ricerca che vuole indagare anzi vuole rendere lo stato dell'arte della cosiddetta arte pubblica. Allora, il problema dell'arte pubblica è un problema certamente di grande rilievo oggi, come dicevo. Meschini in questa ricerca indaga la connessione successiva, secondo molti, di questa che viene definita arte socialmente impegnata, che si innesta sulla arte pubblica di tipo tradizionale. Una volta l'arte pubblica era tutto ciò che succedeva fuori dai musei. Oggi non è più così e ce lo racconterà Meschini, e ovviamente un dato già relativamente antico, diciamo fra virgolette, nel dibattito delle arti contemporanee, perché siamo senz'altro per questa nuova declinazione, siamo senz'altro agli inizi degli anni 90, ma il fatto di questo concetto di impegno sociale dell'arte contemporanea, in qualche modo, in maniera molto sintetica, lo definisco qui come anticipazione a quello che ci dirà Meschini, è il rendere il pubblico partecipe e in qualche modo renderlo materia o addirittura renderlo opera in modo che questa arte che si sviluppa fuori dalle mura del museo in più ha anche un impegno sociale per l'appunto che può essere anche estremo, può essere molti artisti sono degli attivisti molto, molto potenti, o può anche essere di comunità. Credo che la declinazione triestina di questo bellissimo progetto che grazie, e adesso presento gli ospiti, grazie a Elena Tammaro, al lavoro, all'interno di un progetto che era stato svolto per Trieste da gli impresari, un gruppo di artisti formato da Edoardo Aruta, Marco Di Giuseppe, Rosario Sorbello, e noi oggi stasera avremo Marco Di Giuseppe che ci parlerà di questa prova triestina. In un quartiere di Trieste molto, molto significativo e molto popolare, che è il quartiere di Ponziana, e questa azione pubblica che Elena Tammaro in qualche modo
promosso riguarda una cosa che al pubblico piace, e infatti anche per questo nostro incontro di oggi abbiamo avuto molta, molta, diciamo, copertura stampa, perché riguarda il calcio, la storia del calcio del Ponziana, che è molto, molto particolare, ma non ve l'anticipo, ed è all'interno di un progetto di grande interesse che appunto l'associazione Callipolis ha curato a Trieste. Dunque parleremo di un progetto triestino in cui sono coinvolti Elena e Marco, ma parleremo anche di un artista che Trieste ha coinvolto, che non è triestina, ma che è qui a Trieste da molti tempi, da molto tempo, ed è Adriana Torregrossa, che saluto e che vedremo fra breve anche tutti quanti noi. Adriana ha un curriculum appunto di arte pubblica molto interessante, e quindi ce lo racconterà, e soprattutto ci racconterà un progetto particolare che ha svolto a Torino, ma non vorrei anticipare nulla. Allora io mi taccio, pregando Meschini di raccontarci veramente un po' di darci un po' di dati su questa nuova diciamo versione dell'arte pubblica, di quest'arte collaborativa e partecipativa, e anche darci qualche nome, perché se io dovessi ricordare cose che nel passato abbiamo fatto qui a Trieste Contemporanea, senz'altro io definirei Powell Althamer, che fu un nostro premio emergente 1999, non ricordo, 2000, insomma sul torno del nuovo millennio, sicuramente Powell Althamer con i suoi progetti partecipativi è uno di questi artisti, ma questa è una domanda che farò a Meschini poi, quando cominceremo con il dibattito, che anche il pubblico al quale dibattito anche il pubblico potrà contribuire scrivendo nella chat, e quindi poi i singoli relatori che verranno chiamati in causa potranno rispondere. Ovviamente siamo online, ma io spero che dal 26 si potrà finalmente ricominciare a vivere in maniera più serena. Ultima cosa che volevo domandare a Meschini è, lui parla molto di queste, di questa new nouvelle vogue americana nella critica e quindi nell'arte sociale, e volevo domandargli quali sono i suoi riferimenti, i suoi riferimenti teorici. Immagino la Claire Bischoff, ma insomma ci parlerà lui di questo. All'interno di tutto questo discorso, l'arte pubblica di oggi parlerà di suono, cioè di installazione sonora e arte pubblica. Quindi lascio la parola a Meschini e buon ascolto e buon lavoro ai relatori. Dunque, grazie mille, grazie Giuliana per questa introduzione, ma anche grazie proprio a Trieste Contemporanea, perché non solo, diciamo, ha sposato subito questo progetto che presentavo per l'Italian Council, ma è stato anche un po' il centro nevralgico dell'incontro di tutti gli artisti e curatori che sono presenti oggi durante il periodo triestino di lavorazione del progetto Il Posticipo, di cui appunto parleremo successivamente. Questo incontro io l'avevo pensato un po' come un dialogo tra due progetti molto vicini nella realizzazione effettiva, perché sono tutti e due progetti che lavorano con l'installazione sonora, che sono il progetto del 1999 di Adriana Torregrossa a Porta Palazzo a Torino, e il progetto Il Posticipo che ho realizzato insieme al collettivo appunto Gli Impresari.
Sono due progetti, tutti e due nati all'interno di progetti di riqualificazione urbana e hanno sviluppato il suono anche in chiave di rappresentazione antimonumentale. Questo rispetto alla domanda, Giuliana, che facevi riguardo alle influenze critiche statunitensi, questo è un, diciamo, forse l'influenza maggiore è quella di Grant Kester, che ha spostato molto l'attenzione all'inizio degli anni 2000 sulla componente del dialogo all'interno delle pratiche partecipative. Quindi dal dialogo la narrazione è stato il passo successivo e, tra virgolette, diciamo, la visualizzazione sonora è diventato quello che rendeva l'opera simbolica. Quindi sicuramente una differenza centrale in questo nuovo discorso sull'arte socialmente impegnata, che poi è una traduzione della social engage art che nasce proprio negli Stati Uniti, ecco, una differenza è proprio nella trasformazione dal monumento al momento partecipato, quindi nella collaborazione come elemento principale dell'opera. E questo poi a sua volta ha anche fatto sì che la critica stessa, partendo soprattutto da una tematica, da una diciamo, collocazione geografica tipicamente nordamericana, si è ricalibrata sul fatto che non si può più descrivere, o perlomeno non è necessario per questa tipologia di pratiche, descrivere la distinzione tra etico ed estetico, ma queste pratiche sono pratiche, potremmo dire, dell'esperienza, sono pratiche che aprono a una temporalità diversa, e sono pratiche attraverso le quali fondamentalmente lo stesso spazio pubblico viene messo in discussione, perché quello che vedremo anche con l'intervento di Adriana, che secondo me è un intervento importantissimo, quello che vedremo e che sentiremo proprio dalla testimonianza di Adriana è che quella tipologia di pratica inizia a rompere, diciamo così, con la denominazione, con l'azione dell'arte pubblica stessa, andando direttamente a dare voce, tant'è che era un'installazione sonora, a quelle comunità marginali, quelle comunità che, parliamo della comunità musulmana in questo caso, perché l'azione di Torre Grossa è stata l'installazione sonora che riproduceva la preghiera finale del Ramadan, e, dicevo, dare voce alle comunità che in quel momento non avevano un loro spazio. Quindi, ritornando alle teorie di Kester, queste pratiche hanno scoperto e si interessano delle cosiddette comunità politicamente coerenti, che sono quelle comunità non monolitiche, ma sono quelle comunità che si costruiscono attraverso un consenso interno, attraverso un'elaborazione interna, ma anche in opposizione a uno Stato che nega in maniera sistematica una anche pluralità culturale. E ormai in Italia, dati Istat alla mano, ma anche le ultime pubblicazioni, come è uscito nel 2017 un libro di Donatella De Cesare, Stranieri residenti per una filosofia della migrazione, si parla ormai sempre più di come il cosiddetto altro culturale ormai sia sorpassato, sia diventato una realtà estremamente stabile, che ha definito anche il concetto, diciamo così, tra virgolette, se parliamo del nostro paese, di identità italiana. E nonostante questo, però, da un determinato punto, da un certo punto di vista artistico, rimane sempre una scarsa visibilità. Quindi l'arte pubblica, che se prima aveva il ruolo di, non tutta l'arte pubblica, diciamo quella più monumentale, se prima aveva il ruolo di costruire la grande storia di una narrazione popolare, adesso queste pratiche arrivano a dare, appunto, come ho detto, voce a comunità che altrimenti non trovano un loro posto all'interno dello spazio pubblico stesso. Quindi c'è anche stato uno spazio da pubblico a spazio della comunità. Io vorrei condividere lo schermo e così inizio anche a dare voce ad Adriana Torregrossa, perché vorrei parlare, adesso vediamo. Perché vorrei parlare di un intervento molto importante, appunto l'intervento si chiama
articolo 2, ma prima di articolo 2, che ha lavorato con la comunità musulmana di Torino, vorrei introdurre alcune opere di Adriana per far vedere come tra l'inizio degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000 ci siano stati determinati artisti che hanno iniziato un lavoro con, ritorno a dire, comunità nuove comunità politicamente coerenti. E questo lavoro di Adriana è molto interessante, questo corpus di opere fatte tra l'inizio degli anni 90 e la fine degli anni, della prima decade degli anni 2000, è molto interessante perché parla anche del mettersi nei panni dell'altro e quindi provare una sorta di condivisione culturale. Questi due lavori di Adriana sono quello a sinistra del 2002, si chiama Ritratte, ed è un'installazione, una performance in cui l'artista chiedeva alle persone che venivano in galleria di indossare il velo e poi farsi fotografare dentro, come vedete anche il formato, la classica cabina da macchina fotografica, da fotografia per passaporto e documenti, e poi le foto venivano appese al muro. Mentre invece a destra c'è un'opera già del 93, una fotografia dell'artista stessa, autoritratto, in cui possiamo vedere come ci sia proprio diciamo mettersi nei panni di un'altra cultura. Su questo piano anche questa performance del 2007 gioca appunto questo gioca su questo discorso, così come invece è diversa, ma rappresenta sempre una un'attenzione importante verso una comunità, è questa collezione, questa serie fotografica che si chiama Zibibba. Zibibba è fondamentalmente viene definito il bernoccolo della preghiera, l'ho cercato e quindi la mia definizione non è proprio approssimativa o sgangherata, effettivamente si dice bernoccolo della preghiera e viene soprattutto, deriva dal colpire ripetutamente con la fronte il tappeto della preghiera. Ecco, rispetto, e questo poi è l'intervento di cui andremo a parlare nello specifico, articolo 2 a Torino, ecco ora io esco dalla mia condivisione perché vorrei... Ecco, perché vorrei chiamare proprio in causa Adriana e iniziare con lei, diciamo, partendo da una domanda su questo interesse e lavoro con la comunità musulmana, arrivare poi a quello che è l'intervento di articolo 2 e quindi presentare il video. Quindi Adriana sei stata già presentata da Giuliana, quindi io entro subito nel vivo della questione e ti chiedo come nasce l'interesse per la comunità musulmana, ma soprattutto quali sono le influenze, le modalità e i modi con cui tu ti sei approcciata anche nel corso di diversi anni. Allora, grazie per questa domanda. La ricerca parte dall'esperienza della mia vita, cioè del corso della mia vita. Mi sono trovata a vivere situazioni che mi hanno portato ad avvicinarmi a culture diverse, perché ho vissuto in paesi, ho vissuto in Marocco, quindi mi sono avvicinata e ho cercato di conoscere e capire meglio da vicino queste culture, non solo il Marocco, poi l'Egitto, poi l'Iraq, cioè l'esperienza della mia vita che mi ha portato ad avvicinarmi, quindi non è l'interesse, non sono andata lì perché ero interessata, ma mi sono trovata e quindi volevo conoscere. In questo momento di conoscenza mi sono avvicinata sempre di più per capire meglio, e questo mi ha accompagnato nel mio lavoro artistico, che si è rivolto con maggiore attenzione a quelle culture dove ho avuto la possibilità di vivere in prima persona. E in prima persona poi entra anche a far parte di questa prima persona la mia vita privata, perché a un certo momento, avendo avuto un matrimonio con un uomo marocchino per diversi anni, ho vissuto in prima persona appunto una esperienza diretta che mi ha avvicinato parecchio. La vita privata però è diventata poi anche momento di condivisione nel mio lavoro artistico, come spesso accade, ecco. E
Una cosa volevo dire su, quindi ecco, quindi questo percorso è stato, diciamo, un percorso che mi ha condotto e che mi ha accompagnato nella mia ricerca artistica, in quello che in quel momento vivevo e che il mio paese d'origine, l'Italia, appunto, viveva attraverso situazioni e momenti diversi. E nel momento in cui hai parlato, Emanuele, dell'installazione sonora. Ho pensato che articolo 2, non so come definirlo, ma definirla installazione sonora non mi suona benissimo, perché di fatto è un lavoro dove la relazione, cioè il sonoro è l'atto ultimo, ma tutto il lavoro e la ricerca che c'è dietro, che è fatta di, come le stesse a titolo mi ricordo avevano scritto, è fatta di fax, è fatta di telefonate, è fatta di contatti, di mail poche a quel tempo, comunque lettere. E quindi tutta la ricerca che c'è ha portato a quell'evento che nel caso specifico appunto si trattava di un intervento sonoro, un sonoro che coinvolgeva la piazza. Quindi in questo senso è il sonoro è il fine, ecco, ma in mezzo ci sta moltissimo, ci sta tutta una ricerca, tutto un percorso fatto di molti altri, diciamo, elementi che sono entrati a far parte di tutto il lavoro, ecco. Ecco, perché devo sempre togliere il mute dal Ah, sì. microfono. No, ma infatti l'installazione sonora, diciamo il simbolico del sonoro, l'atto ultimo, in realtà è stato preceduto da un lavoro che appunto adesso magari vedremo proprio nel video, fatto, come hai detto tu, vivendo in prima persona e quindi conoscendo direttamente. Questo è anche un qualcosa, un portato in più rispetto a determinate pratiche che prima erano solite agire nello spazio pubblico, arrivando anche con una committenza e proponendo un qualcosa di cui la persona, il cittadino, era solamente uno spettatore. Ora invece, come in questo caso, tu hai riportato una tua esperienza personale che si ricollegava con l'esperienza, appunto in questo caso l'esperienza del Ramadan, e gli hai dato una visualizzazione che appunto fino a quel momento, perché adesso sembra abbastanza scontato parlare della comunità musulmana come qualcosa di assolutamente integrato e facente parte della nostra cultura, ma nel 1999 eravamo ancora, come vedremo nel tuo video, da come viene raccontato dai telegiornali il tuo intervento, eravamo ancora, diciamo, in fase di conoscenza. E quello che dici tutto tu, quello che tu hai detto esattamente, appunto, dei vari passaggi, dell'esperienza, di ciò che porta, quello è, credo, un portato interessante che questa tipologia di pratica ha portato in più. Ora, se tu vuoi, Adriana, io faccio vedere, Certo. se vuoi aggiungere qualcosa, dimmi, altrimenti faccio vedere No, il tuo video. fai vedere, benissimo. Così entriamo proprio direttamente nell'argomento. Dunque, queste sono alcune immagini di articolo 2 e il video, questo adesso lo presenterò, vi dico anche di fare un po' appunto attenzione alle parole che i due telegiornali, il TGR del Piemonte e il TG5 usano per descrivere la comunità musulmana. È un video che dura 5 minuti e racconta sia appunto la notizia che l'intervento vero e proprio. Non si sente. Non si sente? Porta Palazzo, la piazza più Ok. popolare di Torino, cuore dell'immigrazione di colore. Per un pomeriggio, come una grande moschea a cielo aperto. Dall'alto dei grandi altoparlanti, la voce del Muezzin ha ufficialmente annunciato in arabo la fine del Ramadan e l'inizio della festa più significativa per i musulmani, con la rottura dell'ultimo digiuno e dell'astinenza. La voce del Muezzin è registrata ed è la stessa che contemporaneamente è stata trasmessa in centinaia di luoghi di culto islamico sparsi nelle principali città italiane. Torino è l'unico capoluogo ad aver accordato una sottolineatura così pubblica dell'evento.
Quella islamica è da tempo la seconda religione nel nostro paese, ma è il Piemonte, con i suoi 30.000 musulmani, la regione a più alto numero di residenti. Il 17-17 di oggi pomeriggio è finito il Ramadan. Per 30 giorni non hanno mangiato, bevuto, fumato, né compiuto atti sessuali durante il giorno. Da stasera il 1.200.000 musulmani presenti in Italia, insieme a tutto il mondo dell'Islam, festeggiano, si scambiano regali, indossano abiti nuovi. È la festa per la fine del mese di penitenza e di purificazione che ogni anno gli islamici osservano come ha prescritto Maometto nel Corano. A Torino vivono circa 20.000 seguaci di Allah e questa è l'unica città in Italia dove è stata concessa l'autorizzazione per la diffusione tramite altoparlanti della voce del Muezzin e per la preghiera in piazza, a Porta Palazzo, uno dei luoghi dove è maggiore la presenza di arabi. Bene. Ora ritorno nuovamente a noi. Mi senti adesso? Sì, sì, sì. Sì. Io sì, penso che se prima non si sentiva l'audio derivava dal fatto che avevo ancora le cuffie, quindi avevo tolto da solo l'audio al video. Ecco, okay. Rivedendo tutto questo, rivedendo anche un po' il processo, la domanda proprio è riguardo alla processualità, ovvero come si sviluppa, come si è sviluppato il progetto e come si è sviluppato, come si sviluppa un progetto all'interno di una comunità. Quale ruolo ha avuto la narrazione, per dire, e come ti sei mossa all'interno di un progetto che comunque era, come ho detto all'inizio, all'interno di un progetto di rigenerazione urbana. Quindi diciamo che si dava per scontato una certa fragilità urbana e sociale in quell'area. Allora, innanzitutto partiamo
da chi mi ha invitato, perché chiaramente questo è frutto di una collaborazione. Nel momento in cui io ho ricevuto da Lea Titolo e da Lisa Parola in particolare l'invito a partecipare in un luogo, ho cercato di capire cosa avveniva in quel luogo, chi vive quel luogo e che cosa sta succedendo in quella città. Stabilito il luogo e dopo aver riflettuto sull'operazione, sull'intervento possibile, ho azzardato questa idea, ed è un'idea non semplice, stiamo parlando di 20 anni fa, che immediatamente è stata recepita dalle a titolo con grande forza ed è stata sostenuta sin dall'inizio. Questo è partito tutto così. L'input sono state loro, bisogna lavorare su questo territorio, questa è la realtà, che cosa intendiamo fare. E da lì ho sviluppato questa idea. Ho pensato che un gesto, un'azione di coinvolgimento, il periodo era, anche quello mi ha fatto riflettere, ovviamente il Ramadan è una festa che cambia tutti gli anni, quindi doveva coincidere il mio intervento con il periodo del Ramadan, e dopo aver riflettuto a lungo, perché l'operazione non era facile, non era scontata, i TG parlano di autorizzazione concessa, non è mai stata concessa nessuna autorizzazione, e quindi nel momento in cui ho presentato il progetto alle a titolo, che lo hanno condiviso e accettato con tutti i rischi che si potevano correre di una azione che poteva rivoluzionare il quartiere, cosa che ha fatto nel suo piccolo, articolo 2, ha rivoluzionato il quartiere. Ed è stato, io ho lavorato proprio sul gesto, su questo nucleo forte che ovviamente ha avuto un consenso ed è diventato qualcosa che poi si è sviluppato, cioè è nato e poi si è sviluppato, è andato per la sua strada. Nel momento in cui io sono lì che metto gli altoparlanti, schiaccio play, no? Quelli sono i momenti cruciali che tu in effetti non hai focalizzato, no? Benissimo nel video, quello è il momento. Nel momento in cui io ho fatto play, tutto quello che è avvenuto dopo, io non sapevo, nessuno di noi poteva immaginare, sapere, prevedere niente. L'azione, il gesto, il momento è stato quello, esattamente quello. Lanciare questo segnale attraverso questo mezzo, perché era quello a nostra disposizione, perché era quello più forte, dei grandi altoparlanti invitano, mandano un segnale. Questo segnale è stato recepito da una comunità che ha fatto sua la piazza, nessuno gliel'ha concessa, nessuno ha concesso niente a nessuno, se la sono presa e il lavoro è stato lì, ma io non potevo prevedere, il mio gesto era quello. Dopo l'operazione è stata accolta e di autorizzazioni non ce n'erano, è stata tutta una cosa spontanea. La comunità ha recepito, ha fatto suo questo gesto, ha detto benissimo, questo è un gesto che io comprendo, capisco, faccio mio, perfetto. Sono andati a casa, potevano andare in moschea, c'era già allora la moschea a Torino, e invece no, hanno capito, recepito subito questo messaggio, perché in moschea no, preghiamo in piazza, come si fa da noi, benissimo. Allora hanno preso i tappeti, sono scesi in piazza, e hanno semplicemente pregato, e non è successo niente di drammatico, è stato un momento bellissimo di condivisione, no? Il momento è stato molto emozionante, ma anche per la gente che era lì di Torino, che si guardava intorno, cosa sta succedendo? Forse oggi dobbiamo pensare in un altro modo, perché 20 anni non sono pochi, 20 anni di storia sono 20 anni di storia, ma in quel momento ecco che il monumento erano loro, loro hanno fatto di questo evento un'opera, ecco,
Ecco, hanno acquisito questo gesto e l'hanno fatto loro. Quindi siamo, diciamo così, riusciti a lavorare e quindi a ottenere quello che era il mio pensiero. Ecco, il mio pensiero era questo, ma era tutto imprevedibile, non era gestibile una situazione del genere, però il percorso ci ha portato a questo risultato. Ecco Adriana, io voglio riprendere alcune tue suggestioni, alcune tue parole. Innanzitutto far notare come ad esempio nel video del TG5 vengono i seguaci di Allah, viene veramente sbrigativamente, in maniera che oggi diciamo persone vengono licenziate per molto meno nella comunicazione, e viene anche detto un presenza di arabi così buttato lì, come tutto in maniera assolutamente generica. Questo qua rivela il bisogno di spazio. Tu hai detto benissimo che potevano andare a casa, potevano andare in moschea, invece hanno scelto la piazza. Hanno approfittato, nel senso buono logicamente, hanno proseguito il tuo invito a presentarsi, a diciamo farsi vedere. Però questa cosa è molto interessante, tu hai detto non è successo poi niente, no? E no, infatti è successo, infatti ti ringrazio che non hai spoilerato, perché qualcosa poi è successo, nel senso che per qualcuno quello spazio era uno spazio di appartenenza, normato, consacrato ad una sorta di genius loci, uso queste parole che saranno più chiare quando dirò di chi parlo, e c'era tutta una sacralità che la preghiera dell'altro e il corpo dell'altro ha completamente infranto. Quindi adesso faccio un po' di suspense, torno a condividere lo schermo per far vedere un'ultima cosa, perché credo che sia stato un elemento molto molto interessante che è andato completamente oltre l'intervento artistico, che è, scusate, questo. Adesso ditemi se vedete, è una messa in latino per fermare l'Islam, ovvero a un mese, se non sbaglio, sì, da articolo 2, l'allora senatore, io non so se sarà senatore, Borghezio, sì, si era consigliere della Lega per il Comune di Torino, Mario Borghezio, personaggio tristemente conosciuto, organizzò una contromessa in latino nel posto dove si erano radunati i fedeli ascoltando la preghiera che il tuo altoparlante aveva dato la possibilità di ascoltare in piazza. Organizzò non solo una messa in latino, come a rivendicare una sorta di sacralità da crociata, ma addirittura fece officiare la messa a un monsignore scomunicato, un lefreviano, veramente difficile questa parola, che disse che diciamo erano aperti a tutti, ma la religione cattolica, la religione cattolica era assolutamente la migliore, e a quella i musulmani dovevano convertirsi. Quindi su questa, diciamo, su questa linea ha scritto anche, per meglio dire, contro questa azione, ha scritto anche Enzo Biagi sul Corriere della Sera, messa in latino per le camicie verdi, ricordando con questo concetto di camicia anche un po' un estremismo nazionalista che fa sempre parte, molte volte visualizzato con la camicia, e quindi ecco che il concetto di monumento, capisci forse che diventa impossibile realizzare un monumento per quella comunità, perché lo spazio viene ancora concepito come in maniera di possesso. Quindi quello che hai fatto tu era l'unica possibilità di monumentalizzare e presentare una comunità che, come abbiamo visto, veniva, soprattutto in quel periodo, rifiutata dallo spazio. Quindi io ti volevo chiedere come ultima domanda, come si parla oggi di comunità, anche nel lavoro artistico, partendo proprio dal fatto che sono tra l'altro 20 anni, poco più di 20 anni tra articolo 2 ed oggi. Ecco, come si parla di comunità, come ci si riapproccia, che cosa vedi che possono fare le pratiche artistiche più partecipate, collaborative o socialmente impegnate?
Ma oggi le cose sono molto diverse, bisogna misurare i tempi e bisogna ragionare in termini completamente diversi di quell'epoca. Sono 20 anni, sono tanti. Quindi non basta dire che oggi articolo 2 forse non avrebbe più neanche senso, ecco, riproporre, non lo so, ecco, mi farei comunque delle domande. Oggi gli artisti lo fanno sicuramente in modo completamente diverso, lo spazio pubblico diventa oggetto di non solo condivisione, ma anche ragionamento, ecco, anche ragionare su uno spazio condiviso e anche quella, forse la public art, l'arte pubblica, così come era intesa 20 anni fa, oggi si è spostata in un'altra direzione, ma è giusto così, cioè le cose cambiano, le situazioni cambiano e quindi anche l'arte cosiddetta partecipata, si partecipa, si condivide con un pubblico ipotetico, si condivide la strada, si condividono le persone, si condividono pensieri, però uno spazio condiviso, non basta che lo spazio sia condiviso per parlare di arte pubblica, quindi su questo secondo me va fatta una lunga riflessione, cioè non è fuori da casa mia, la strada è immediatamente spazio pubblico, non so, penso che il ragionamento che dobbiamo fare sia leggermente diverso, ecco, oggi come oggi, perché le cose sono cambiate, l'arte è cambiata e si è evoluta, ha scelto una direzione, una strada che non è più quella di 20 anni fa o di quello che gli artisti hanno ricercato 20 anni fa, ma che sta attraversando momenti diversi, no? Sta ragionando su altri piani. Ecco, non so se ho risposto, però ecco, secondo me sono discorsi che o comunque opportunità, ragionamenti che gli artisti di questi anni nostri, degli anni 20, del 2000, operano in maniera sicuramente diversa, in un modo nuovo, con approcci differenti, con coinvolgimenti differenti. Quindi non è solo, anche se le tematiche possono essere diverse, la natura, lo spazio, l'ambiente, ecco, oggi siamo più, la nostra attenzione si concentra anche su altri ambiti, perché questi li abbiamo già vissuti e forse le nuove esperienze stanno ricercando anche altro, ecco. Perfetto, guarda Adriana, io penso che il ragionamento sullo spazio condiviso, come dici tu, inizia anche dal fatto che non è automatico che ciò che è fuori dalla mia porta è pubblico. Esatto. E è aumentato il concetto di condivisione, non è più un concetto di condivisione tra me e un altro, ma tra una serie di pluralità che ancora non sono state comprese, quindi a volte sono proprio delle frizioni. Il caso di Borghezio è logicamente lampante, però diciamo che Borghezio rispondeva a un partito che in quel momento cercava di separare più che mai due parti dello stesso paese e quindi la contromessa latina di Borghezio andava proprio nella direzione del fatto che invece c'è ancora qualcuno che considera che tutto ciò che è fuori di casa è un'estensione invece del mio possesso, perché io appartengo, secondo una sorta di genius loci innato, a questo luogo. Quindi Adriana, io approfitto della parola coinvolgimento che mi lasci e introdurrei il secondo intervento, per il quale innanzitutto Adriana intanto ti ringrazio, tanto poi abbiamo tempo credo per tutte le domande che ci sono dopo, quindi possiamo ritornare su questo argomento quando appunto abbiamo quanto e come vorrà chiunque vuole intervenire. E partendo dal coinvolgimento, io volevo introdurre appunto Elena Tammaro, Marco Di Giuseppe e Rosario Sorbello,
Ciao a tutti. Buonasera. Ciao. Buonasera. Ciao, ciao Rosario. Ciao Rosario, ciao Marco. Allora, come aveva introdotto precedentemente Giuliana, qua siamo diciamo i quattro protagonisti, manca Edoardo Aruta, che è la terza parte, non in ordine numerico, ma siete in due, è la terza parte degli impresari. E, siamo diciamo i protagonisti di quello che è stato l'intervento, il posticipo, che è stato realizzato a Trieste nel 2019 e faceva parte, rientrava anch'esso all'interno di un progetto di rigenerazione, forse più che urbana, sociale, e era stato, è un progetto all'interno del Creative Living Lab, del MIBACT, allora MIBACT, che è stato vinto da Callipolis, un'associazione che lavora sul territorio a Trieste da anni e che in particolare in quegli anni stava proprio lavorando sul quartiere di Ponziana. Quindi vi mostro semplicemente, semplicemente condivido un attimo lo schermo per dare solamente un po' il contesto della molto velocemente di quello che era l'intervento. Dunque, questi sono due lavori, uno è Autopalo, che è un progetto artistico di cui faccio parte insieme all'artista Luca Resta, un altro è un'opera degli impresari all'Università Ca' Foscari di Venezia nel 2015, per diciamo introdurvi al fatto che lavoravamo con due tematiche diverse che partendo dal calcio, dal concetto di simbolico, di rappresentazione anche scenica, si sono poi unite nell'appunto il posticipo. Il posticipo è questo progetto, come raccontavamo e come adesso chiederò in particolare di introdurre, è questo progetto che si è sviluppato in 6 mesi nel quartiere di Ponziana e insieme a questo progetto, che è un progetto che voleva recuperare la storia molto particolare del Ponziana Calcio, che era una storia assolutamente diciamo trasversale, perché il Ponziana Calcio per 3 anni, dal 1946 al 49, venne invitata da Tito a giocare il campionato di massima divisione della Jugoslavia. Ecco, la storia, quando si parlava del monumento, delle narrazioni minori e non visibili, ecco, questa storia del Ponziano è una storia tutta locale ed è una storia incredibile, perché è una storia, oltre ad essere estremamente affascinante, è anche una storia che rivela quanto sia stato il dopoguerra un periodo molto intricato e diciamo complesso per la città di Trieste. Partendo quindi da questo elemento che già di per sé è simbolico, non abbiamo affrontato Ponziana, per dire così affrontato, non abbiamo interagito con Ponziana partendo dalla tematica della fragilità sociale, che era un po' la tematica individuata dal bando, ma abbiamo cercato di raccogliere delle storie e che partendo dal calcio potessero arrivare ad un elemento identitario, potessero in un certo senso costruire una narrazione condivisa che poi potesse a sua volta portare alla creazione di un evento artistico, di un elemento artistico. Quindi è stata creata una radio, Radio Ponziana Errante, che per un mese ha girato nei bar tra via Orlandini e via Zurutti, questa zona, quindi proprio nel centro del quartiere di Ponziana, in una linea d'aria diciamo che collegava in 2 minuti allo stadio, al vecchio stadio Giorgio Ferrini. Ecco, allora, ho dato questo contesto, ritorno un attimo a noi, e partendo da questo, visto che Elena ha avuto il ruolo di curatrice soprattutto della parte artistica del posticipo, ecco, le chiederei a lei come si sviluppa un progetto partecipato. Ecco, che cosa fa l'artista quando lavora all'interno o viene chiamato per lavorare all'interno di una comunità? Bene. Innanzitutto quello che è un po' il mio lavoro è mettere l'artista nelle condizioni migliori di poter lavorare, di poter fare, poter costruire il suo progetto. In questo caso specifico, appunto, il progetto Emanuele, se mi permetti un passo indietro, era nato con l'idea di utilizzare la dinamica del gioco per riattivare la comunità.
quando ci siamo poi trovati di fronte alla comunità con, appunto, con Emanuele, con gli impresari, ci sono resi conto che alcune dinamiche rispetto al progetto che avevamo presentato al MIBAC non potevano trovare la partecipazione della comunità stessa, perché l'idea era di ricreare la squadra del Ponziano, delle dinamiche legate alla squadra del Ponziano. Abbiamo scoperto che esisteva già una squadra di giovani giocatori legati alla storia del Ponziano, che c'era già qualcosa di innestato, di nato in maniera spontanea e naturale all'interno della comunità. E quindi l'artista ha ripensato lo strumento, il tool che avrebbe utilizzato per entrare all'interno della comunità, ripensandolo proprio da traslando la sua idea iniziale, appunto, di quella di utilizzare il gioco come dinamica di coinvolgimento della comunità stessa, ha scelto di utilizzare la radio, quindi di creare un momento collettivo all'interno della comunità, negli spazi della comunità. Il mio lavoro, e anche il lavoro comunque condiviso ovviamente con l'associazione Callipolis, che ha fatto da cappello questo progetto artistico, preparando il terreno con tutta una serie di attività propedeutiche proprio per stimolare e ascoltare la comunità stessa, il mio lavoro è stato quello, appunto, di sostenere gli artisti nello sviluppo del loro progetto e cercare di trovare il giusto riscontro, il giusto equilibrio fra quelle che erano, appunto, le tensioni della ricerca artistica e quindi della creazione di un progetto di comunità e la comunità stessa, perché in qualche modo, pur non essendo io, appunto, presente presso la comunità, mi trovavo a essere il ponte, il dialogo, lo strumento di dialogo, diciamo, fra gli artisti e gli stakeholder sul territorio, assieme, appunto, all'associazione Callipolis, che ci ha messo in contatto con la rete già presente sul territorio, quali appunto tutti gli stakeholder diciamo della rete sociale che si occupava anche del territorio di Ponziano. La partecipazione, prima, appunto, diceva Adriana Torregrossa, che cos'è? Quando, dal mio punto di vista, si realizza quando il pubblico, la comunità, è co-creatrice del progetto, non è spettatrice, non è un attore che casualmente passava da quelle parti e quindi si trova coinvolta in un'azione, in una performance, in una iniziativa, ma quando è cosciente del suo ruolo all'interno dell'azione e oltre a condividere le dinamiche, ovviamente ne è anche promotore, sostenitore, allora in questo caso, dal mio punto di vista, abbiamo un'azione, un progetto partecipato sul territorio. Questo è un po' l'obiettivo che credo Emanuele abbia centrato, soprattutto con Radio Ponziano Errante, perché appunto sono stata io, da non residente in Ponziana, ero una spettatrice casuale, grazie alla la permanenza sul territorio degli artisti mi è stato possibile notare anche osservare le relazioni che si creavano attorno a questa radio, e mi è stato possibile testimoniare anche l'interesse che queste persone avevano per la possibilità di ospitare nella loro vita anche questo momento di interazione in maniera diversa rispetto anche alla loro storia, perché comunque la radio parlava di loro, ospitava, parlava di persone che venivano ospitate a raccontare la loro vita, la propria esperienza rispetto alla comunità o rispetto alla loro storia personale. Quindi era una radio di comunità, non è stato uno strumento che i cui contenuti venivano riempiti dalla comunità stessa.
Sì, quello, diciamo, l'esperienza della radio è stata davvero, davvero interessante, però è appunto, come dicevi tu, è un progetto che si è anche, ha cambiato forma, si è anche, diciamo, riadattato rispetto a quello che poi ha incontrato, diciamo, nella sua strada e anche... Necessariamente, per esatto. La comunità, perché nel momento in cui scrivi il progetto è sulla carta e non hai la possibilità di incontrare la comunità, quando incontri la comunità, io credo che sia un valore il fatto che l'artista si rimetta in gioco. Infatti io su questo chiamo direttamente Marco e Rosario a intervenire, perché la domanda che vorrei fare, ne faccio una doppia domanda, così viene divisa, è qual è stata la processualità, tutto, diciamo, il percorso del progetto e come si è arrivato poi a elaborare, diciamo, un elemento simbolico. Ciao a tutti, intanto che ci siamo salutati bene prima. Beh, per spezzare un po' il ghiaccio, in realtà volevo complimentarmi con Emanuele, perché come impresari eravamo riusciti a evitare da inizio pandemia ogni partecipazione a webinar e conferenze online, quindi insomma chapeau per essere riuscito, insomma, a farci partecipare a una cosa del genere. E, che dire, in realtà il progetto è stato per noi motivo di messa in gioco, nel senso che il nostro lavoro è molto diverso, ha una base molto, tocca dei temi molto, molto diversi da quelli un po' del calcio, ma anche del lavoro sul territorio sostanzialmente. E di conseguenza è anche forse il motivo per cui abbiamo partecipato e aderito, insomma, alla chiamata di Elena, proprio perché era molto interessante cambiare nettamente metodo e calarsi in un contesto assolutamente nuovo, nonostante poi, sai, negli studi che normalmente si fanno in storia dell'arte, l'arte pubblica è sicuramente un tema che viene trattato, che magari uno riesce ad assimilare per sentito dire, attraverso magari anche i racconti di altri colleghi artisti. Ben diverso però appunto è inserirsi in quelle dinamiche, però avendo in realtà poi una pratica artistica ben diversa appunto da quella di chi deve entrare in contatto con una comunità, se stavamo parlando di comunità, ed entrare in punta di piedi il più possibile, e cercare di trovare un contatto, un tema su cui lavorare insieme. In realtà, cercando un po' di ricostruire forse il modo in cui siamo riusciti, cioè abbiamo trovato il calcio come strumento, se riesce ad apparire, tra l'altro, Emanuele, mi sento più a mio agio. Eccoti. Perché in realtà ricordo bene il giorno in cui fummo chiamati per presentare appunto un progetto nel quartiere Ponziana. E quel giorno ricordo che tu avevi da pochissimo realizzato Notti Magiche, quel progetto in cui in via Garibaldi, sostanzialmente davanti alla Serra dei Giardini, mettevi in scena un reenactment di partite di calcio della nazionale italiana, fatte però appunto interpretare da bambini. Quindi in realtà ricordo bene che il calcio quasi è venuto prima di una reale conoscenza delle caratteristiche del quartiere Ponziana. Forse sono state, diciamo, dinamiche nate contemporaneamente, però ricordo bene che in realtà il calcio fu quasi lo strumento attraverso cui noi impresari potevamo trovare un ponte collaborativo con Emanuele, ma in qualche modo con Autopalo, perché comunque in quel momento con Notti Magiche ti presentavi come anche tu, come collettivo sostanzialmente, come duo. E per noi in realtà il calcio, venendo appunto da una ricerca legata
alle origini dello spettacolo, all'archeologia dei media, in realtà il calcio rappresenta oggi lo spettacolo per eccellenza, quindi ci è sembrato molto strano lavorare su un tema del genere, però in qualche modo anche coerente, ecco. E cos'altro? E quindi in realtà il lavoro che abbiamo fatto poi, non so se utilizzo parole così esatte, è stato quello poi di raccontare la grande storia, no? Il grande conflitto dei vari blocchi, quello appunto della Jugoslavia di Tito e quello dell'Italia fascista, attraverso però appunto l'utilizzo di episodi locali. E più locale della squadra, della piccola squadra del Ponziana, di un quartiere minuscolo, operaio, posto appunto a Trieste, vicino alle fabbriche del porto, insomma, ci è sembrato essere invece lo strumento ideale. Poi, come l'abbiamo fatto, sono stati 6 mesi in realtà di continuo ripensamento, no? come si diceva prima, perché siamo partiti comunque con un'idea ben precisa, però anche come accennava Elena, poi parte del gioco è quella di aggiustare, no? Il tiro rispetto poi al contesto su cui che si trova di fronte. Poi almeno io sostanzialmente non avevo mai avuto a che fare con né con la città di Trieste né tantomeno con il quartiere Ponziana, ma un po' tutti noi, quindi è stato costantemente una sorpresa. Poi chiaramente Radio Ponziana Errante è stato lo strumento attraverso cui siamo riusciti a entrare nel dettaglio, no? Perché ricordiamo bene poi quando parli di antimonumentalità di questi progetti, forse quello che ho imparato è proprio la possibilità di questo tipo di approcci, chiamiamoli di arte pubblica, relazionale, quella di veramente presentarsi come spogliandosi di ogni così artificio legato alla figura dell'artista, ecco. Ma non solo perché non è importante in quel momento, ma soprattutto perché non interessa a nessuno. E nei bar l'abbiamo, no? Nei bar che frequentavamo e dove portavamo la radio, questo era evidente, no? E nulla, poi diciamo a conclusione del progetto è stata presentata appunto questa ricostruzione di questo derby tra il Ponziana e la Triestina, con la partecipazione di Bruno Pizzo, su cui magari Emanuele spenderà più parole, utilizzando appunto l'elemento del suono, come si diceva prima. Ma l'elemento del suono, alla fine il suono lavora come la memoria, lavora nella memoria allo stesso modo in cui lavora il gusto, sostanzialmente, nella famosa Madeleine, è capace comunque di riattivare ricordi ed è quello un po' che è successo in realtà, perché poi nei 6 mesi questa storia, che evidentemente non era conosciuta o riconosciuta dai più del quartiere come qualcosa di necessariamente importante, forse attraverso le nostre ricerche e la nostra riattivazione è tornata ad essere forse un momento forse di orgoglio della piccola realtà, diciamo, intorno ai bar del quartiere, ecco. Quindi non so se poi diciamo abbiamo realizzato poi esattamente il fine che ci eravamo preposti, però sicuramente almeno nella memoria di diverse persone siamo riusciti un po' a far ritrovare un po' un senso di appartenenza non solo alla squadra, perché sostanzialmente poi squadra e quartiere erano all'epoca molto legati, no? Indissolubilmente legati. Ecco Marco, io vorrei invece adesso chiedere direttamente qualcosa a Rosario, perché diciamo dentro gli impresari ci sono anche diverse anime, e come si è poi arrivato appunto
alla scelta di lavorare poi a livello simbolico dentro lo stadio. Oltre ad aver appunto fatto un lavoro sulla memoria, sulla narrazione, però proprio a livello visivo, che cosa rappresentava lo stadio e perché poi tutto quell'intervento è stato portato a materializzarsi dentro uno stadio nel quale, lo ricordo, è uno stadio inaccessibile, è uno stadio anche abbandonato da diversi anni, quindi questa era la mia domanda per te, Rosario. Che credo tu abbia il microfono spento, Rosario. Sì, scusate. Ciao a tutti. Guarda, come accennavi adesso, cioè il fatto che quello sia comunque uno spazio comunque in disuso, no? Abbandonato del quartiere, ci ha un po' tutti ovviamente incuriosito e ci ha portato un po' a fare dei sopralluoghi lì in questo spazio chiuso che insomma molti reclamano come possibile luogo da riattivare, perché comunque è uno stadio lì che però non viene utilizzato se non in maniera non ufficiale, no? Nel senso che c'è un buco nella rete, la gente ci va, ci gioca, eccetera. Però ecco, al di là di questo, il fatto di arrivare a questo tipo di soluzione, direi proprio estetica, cioè nel senso che comunque questa performance, questo intervento sta proprio nelle nostre corde, no? A livello formale, cioè siamo un collettivo che comunque, come diceva Marco, guardiamo al mondo dello spettacolo, al mondo quindi anche della tecnica applicata poi alla spettacolarizzazione della società, alla spettacolarizzazione in generale anche della politica, anche in generale della rappresentazione sociale, ecco, no? Quindi abbiamo in certo senso immediatamente poi tradotto tutta questa storia, tutto questa indagine poi che abbiamo fatto, no? nel quartiere, e non solo nel quartiere ma anche nei documenti, insieme appunto allo strumento, non mi piace molto chiamarlo strumento, comunque rispetto al processo della radio che è stato molto importante, no? Cioè questo è stato il modo per calarsi effettivamente nel quartiere, per noi ecco il tutto poi a un certo punto è sfociato in questa soluzione formale affidata per lo più appunto al media audio, che ha provato, cioè perlomeno nelle nostre aspettative voleva essere un po' come appunto, ricollegandomi al discorso di Adriana, no? Cioè lei ha trovato proprio parlando a livello formale nel medium audio che diffonde una determinata informazione, ecco, è un po' la stessa cosa. È un po' la stessa cosa, però chiaramente in contesti assolutamente diversi e in tempi anche assolutamente diversi. E credo che in parte le aspettative sono state un po' deludenti da questo punto di vista, nel senso che non hanno, io lo dico proprio, cioè, personalmente come esperimento rispetto a una pratica artistica che in realtà non ci appartiene pienamente, in realtà è stata un po' una delusione, no? Da un certo punto di vista, nel senso che non è che ci sia stato poi una reazione, un feedback da parte della comunità, parlo dell'evento in sé, proprio del momento, chiamiamolo performativo, insomma. Non c'è stata una reazione particolarmente importante, no? E quindi mi chiedo
proprio come c'è la grande questione rispetto alla valenza, diciamo così, estetica, artistica di un intervento, e quella invece di attivazione reale, concreta, di determinate dinamiche, così come per esempio il lavoro di Adriana assolutamente è un esempio fantastico, cioè nel senso un lavoro eccezionale quello, cioè calato in quegli anni, in quel contesto, è proprio perfetto, no? Cioè, ma mi chiedo oggi cosa significa fare arte partecipata, arte sociale, o insomma tutto ciò che in realtà Emanuele, di cui tu Emanuele sei assolutamente informato, rispetto, ecco, a quello che è il momento contemporaneo, come diceva prima Adriana, cioè cosa è cambiato, c'è qualcosa che non va, che non funziona forse in questo meccanismo, perché io credo che oggi ci sia una sorta di accoglienza e inquadramento di una determinata arte che invece ha delle origini, un trascorso, un passato assolutamente interessante, che oggi viene in qualche modo inquadrata, no? Cioè, inquadrata in contesti prettamente proprio politici, cioè nel senso che viene in certo senso strumentalizzata, ma neanche strumentalizzata, direi più che altro ingabbiata, tenuta bene. Istituzionalizzata. Istituzionalizzata, esatto. Per cui si è individuata una finalità. Una finalità specifica, e tutto il che, cioè, tutto ciò sembra molto banale, però è molto importante, cioè molto fondamentale. Rosario, questo punto che hai toccato tu è fondamentale, perché si è, adesso io farei così, Rosario, manderei il video del posticipo e sì, poi andiamo a discutere questa cosa qua, sì, perché sì, secondo certo. Me è praticamente il fulcro di tutto il discorso che queste pratiche attivano. Quindi sapevo che facevo bene a chiedere a Rosario, perché Rosario poi attiva domande e... Sì, scusate la confusione. Vedere il video e poi possiamo anche aprire a eventuali domande o dibattito tra di noi. Thank you.
Triestina, un evento storico. Al microfono Bruno Pizzu, con noi ospite e commentatore tecnico Emanuele Meschini, da bordo campo l'inviato Bruno Gasperutti. Buongiorno a tutti, grazie Bruno e salutiamo appunto i nostri radioascoltatori. Buongiorno Bruno, buongiorno Emanuele, un saluto da bordo campo a tutti i nostri ascoltatori. Ci troviamo di fronte al derby che mancava da 47 anni tra le due realtà triestine, la realtà popolare del quartiere di Ponziana e la prestigiosa Triestina. Partita stracittadina, potremmo dire, Emanuele, che vede la grande squadra di Nereo Rocco calcare i campi della Serie D dopo aver partecipato a ben più prestigiosi tornei. Un momento storico, quello che si vede oggi in questo primo dicembre 1974. Una giornata bellissima, tempo buono. Oltre al risultato calcistico, questo derby ha messo in campo le diverse anime della città. Difficilmente questa partita verrà dimenticata dai 32.000 del Grenza. Un ricordo indelebile, Bruno, hai assolutamente ragione. Sintesi perfetta di un'atmosfera che altrimenti non potrebbe essere meglio raccontata. 47 anni di divisione calcistica che si sono oggi messi di fronte agli occhi di questi 32.000 spettatori increduli del Grenza. Veramente è un'avventura sportiva straordinaria e per questo collegamento è tutto. Un cordiale saluto da Bruno Pizzo, Emanuele Meschini e Bruno Gasperutti. A voi la linea in studio. Dunque, torniamo a noi e a questo punto, se siete d'accordo, e Giuliana, dici anche un po' tu quelle che sono le io direi che adesso si possono fare le domande, si può iniziare anche un dialogo a partire dalle ultime suggestioni lanciate proprio da Rosario rispetto a una pratica che se negli anni di Adriana sembrava veramente andare a rompere uno schema, a invertire qualcosa, oggi è effettivamente istituzionalizzata, però manca, c'è da dire, anche da parte delle istituzioni una reale ricezione di questa tipologia di pratiche. Quindi ancora oggi, diciamo, in Italia faticano a delinearsi e ad avere un ruolo concreto anche in un riscontro sociale. Quindi ditemi voi se ci sono delle domande, se ci sono state delle domande o se qualcuno vuole intervenire e appunto Giuliana le tempistiche che abbiamo. Allora, saluto la vicepresidente dell'Associazione degli Artisti Coreani in Italia che ci ha scritto quando si parlava del
del progetto di Torre Grossa e dice: purtroppo la marginalità, parla del, è un bel reverse che mi piace segnalare, purtroppo la marginalità che limita gli artisti stranieri in Italia è legata a condizioni geopolitiche del momento. La cosa più difficile per noi, ed è un sogno costante, è l'inclusione. Questo era un intervento, poi c'è un intervento di Lisa Parola, che saluto, che sottolinea questa esigenza di dare voce, di creare possibili, dice Lisa Parola, cioè di creare degli immaginari, dei simboli, diciamo, di comunità. Emanuele, se vuoi in qualche modo dare una chiusura del circolo, perché abbiamo ancora 5 minuti di trasmissione. Okay. Ok, allora, come chiusura, alla fine abbiamo appunto sforato, perché come ogni pratica partecipativa, anche nel suo racconto va oltre, supera la sua stessa processualità, in un certo senso è tutta processuale, quindi è difficile da coordinare. Io volevo, come chiusura, semplicemente tracciare una sorta di filo rosso tra i due interventi presentati questa sera, nel senso che da Adriana al posticipo ci sono 20 anni di differenza, che sono 20 anni di cambiamento di contesto, ma ancora oggi c'è una certa difficoltà, così mi riallaccio anche al discorso di Rosario sulla scarsa partecipazione della comunità, che in parte è anche vero, ma perché c'è una, diciamo, che innanzitutto non era quel tipo di comunità partecipe, come dice anche Elena, ma più che altro mancando ancora una base per la costruzione di determinate pratiche che consapevolmente riescano a compiere questo passaggio dall'arte pubblica a una pratica diversa, una pratica che può chiamarsi anche socialmente impegnata, partecipata, ma dove realmente c'è un inserimento dell'artista dentro una dinamica più ampia. Ecco, quando questo verrà recepito anche da parte dell'istituzione, che poi in America è stata dove si sono avviate queste pratiche, era il referente principale, quando ci sarà questo contesto da parte dell'istituzione, da parte del settore critico e anche da parte di una certa pratica artistica, allora secondo me l'attivazione della partecipazione potrà avere un risultato che va anche oltre l'elemento simbolico di una visualizzazione finale di tipo artistico, e anche la critica stessa secondo me inizierà a parlare di un aspetto diverso rispetto a quello che è meramente estetico-artistico, ma parlerà estetico-etico, ma parlerà anche della critica come fatto sociale, perché queste esperienze, queste pratiche sono pratiche dell'esperienza, quindi il loro racconto deve iniziare ad andare oltre l'opera stessa, ma vedere quello che l'opera può spiegare. Nel senso, il posticipo spiegava una narrazione storica di un certo tipo, articolo 2 ne spiegava un altro, ma questo deve uscire da un certo tipo di nuova critica che dovrà accompagnare, sta già accompagnando in alcuni casi, queste pratiche. Quindi, se ci sono altre cose da aggiungere, io non ho, sinceramente, appunto, ecco, Giuliana. Sì, volevo sapere se qualcuno di voi, capisco che siamo online per un motivo preciso, ma se c'è un, come si può dire, un esito a mesi di distanza di questo lavoro in Ponziana, magari lo chiederei anche a Elena, cioè la domanda semplice è: cosa pensate che la gente di Ponziana abbia provato e che cosa è stato lasciato a loro a un anno di distanza? Provo a rispondere senza poter, ahimè, verificare sul territorio, però è, come diceva anche un po' Rosario,
una tematica, in alcuni casi la realizzazione di una serie di progetti anche finanziati da bando pubblico è la mancanza di continuità. Quindi nel momento della continuità è necessario esserci e se manca sostentamento è evidente che a meno che tu non sia appartenente a quella comunità, è evidente che la tua ragione d'essere in quello spazio un po' manca. Radio Ponte Nerante era stata presentata per restare. C'era un accordo con l'università e Emanuele insomma, ne parlavamo proprio l'altro giorno e quindi c'erano le condizioni per cui il progetto poi potesse andare avanti. Sappiamo che ha funzionato per un po', poi evidentemente le condizioni sono cambiate. La risposta del territorio c'era stata, certamente dal mio punto di vista le tempistiche per azioni di questo tipo ad oggi dovrebbero essere molto più dilatate, dovrebbero esserci residenze di un anno e mezzo in cui è possibile per l'artista effettivamente attivare dinamiche sul territorio che poi diventano autonome, devono diventare autonome. Emanuele, sì. Assolutamente. Posso parlare io? Mm-hmm. Sì. Allora, no, capisco che... So che però, il tempo è tiranno e quindi ero terrorizzato dallo sforare. Io ci terrei che ci fosse un Radio Ponziana, è possibile? Possiamo o facciamo un vero Radio Ponziana tornando a Trieste o possiamo attivare un Radio Ponziana online in streaming. E beh, pensiamoci e troviamo qualche rete che sta proprio in Ponziana, qualche ragazzo super smart e volontaroso che la porti avanti, perché questo potrebbe essere un outcome veramente interessante. Un tirocinio erano stati attivati i tirocini con l'Università di Trieste tramite il professor De Grassi, proprio per far sì che gli studenti del suo corso iniziassero a fare radio all'interno di Ponziana, anche perché avendo conosciuto oltre alle persone di Ponziana anche i ragazzi della curva della Triestina che avevano una radio che poi dopo nel corso degli anni non hanno più potuto portare avanti, avevamo trovato un interesse a lasciare la radio in mano al quartiere, perché effettivamente anche solo per poche persone, ma quella radio è funzionata e soprattutto veniva presentata come un programma vero e proprio, andava in onda su Radio Fragola il sabato ed era fruibile in podcast tutti i giorni della settimana sul sito di Radio Ca' Foscari. Quindi sarebbe bello riuscire a riattivarla. E avete avuto un Auditel, una volta si diceva quando si parlava di televisione, su quanti hanno ascoltato Pizzul? Lo devo andare a rivedere perché non gestivo non ero il, come si dice, l'admin della pagina, quindi dovrei andare a vedere per vedere i numeri. Sinceramente non mi sono mai fatto questa domanda perché aver visto Pizzul dal vivo mi ha talmente riempito che poi ho dimenticato ogni cosa. Va bene, allora richiamiamo tutti gli amici e purtroppo dobbiamo salutarci. Io ringrazio moltissimo di questa molto molto approfondita lettura di due progetti molto belli. Quindi ringrazio tutti i partecipanti. Do un'anteprima, saremo di nuovo su StreamYard con un evento di Trieste Contemporanea il 7 di maggio e parleremo di architetture dell'epoca socialista con un artista moldavo molto bravo che sentirete tutti quanti, stavolta in inglese e spero che non sarà difficile. Quindi grazie grazie. Emanuele, ultimissima domanda. In che cosa poi si concretizza la fine di questo progetto Italian Council? Ma fondamentalmente dovrò realizzare, realizzerò un sito in cui molti,
realizzerò un archivio con interviste con diversi artisti che si occupano delle tematiche legate all'arte socialmente impegnata e partecipata, e quindi alla fine di tutto questo progetto la ricerca confluirà in un sito che comprende appunto fatto soprattutto da video. Solo italiani o anche forestieri? Vorrei mettere 2 o 3 forestieri, però diciamo la mia idea principale è anche riscontrare se effettivamente in Italia, visto che siamo adesso tra l'istituzionalizzato e ancora il nuovo, come in Italia appunto viene recepita e quali sono le maggiori problematiche e prospettive. Quando vedremo questa piattaforma nuova? E il progetto finisce a gennaio dell'anno prossimo, quindi va bene. Allora gennaio. Magari sì, per commentare il lavoro che hai fatto, va bene? Va benissimo. Buon lavoro a tutti. Grazie ancora. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Ciao.